交わした約束忘れないよ目を閉じて確かめる押し寄せた闇振り放って進むよ Konnichiwa a tutti, io sono Vanali87 e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi si torna alla Vampire quindi, e come potete vedere siamo nel cast perché volevo farvi vedere il vestitino della piccola Cecilia che nello scorso episodio non vi ho fatto vedere. E come vi avevo anticipato nello scorso episodio è una petta gialla e nera in onore della madre. Già. Lo scorso episodio, come potete vedere, l'unità familiare piena. Lo scorso episodio Pearl mi ha dannatamente sbolognato due piccoli pargoli e non uno, Connor e Cleo. Vabbè. E quindi appena questi due nanerottoli poi mi passeranno l'età, mi toccherà già dire addio alla famiglia Vatore, Michelson barra Vatore. E quindi inizierà la seconda famiglia. Io non sono ancora pronta a dire addio. Vabbè, comunque, ora torniamo alla piccola Cecilia che, come potete vedere, ha anche le scarpette in tinta. Infatti è stupendo, almeno a me piace tantissimo. Quindi questo è il suo vestito quotidiano, formale. Ah sì, infatti in stile coccinella, bianca rossa, era carinissima. Pigiamino. E notare che anche lei è cresciuta con le orecchie a punta, al contrario di suo fratello Chris, che mi ha fregato in pieno. Ma vabbè, da festa, carinissima, e poi adoravo queste calze, costume, bello, vestito estivo, guardatela, con questo bellissimo cappellino, in tinta anche sempre, tutto in tinta, ho cercato, e da inverno è bellissima, quindi ora torniamo in game per festeggiare il Natale con i Michelson, a dopo. Siamo tornati in game e come potete vedere i due nanerottoli hanno bisogno di cure e sono tutti qui a e soprattutto sì, noterete Elijah che è nella fase orso, cioè, ma porca miseria, è anche triste, per cosa? Oddio, nuovo fratello nostro, la cacchia, dovresti essere abituato, tesorino mio. No, vieni qui. Vieni qui e decora con. Si può decorare qui. Base in tessuto d'albero, fiocchi di neve, rossa e dorata. Con. Oh! Questo lo con Coco. Vabbè. Poverino, mi è triste. Chris, tu non giocare qui. Tatti buono due secondi. Vuoi? Oh, chiede a Elijah di giocare, amore. Ma che? Oh. Per forza. Sti due. Nutri con il biberon. Mamma mia, già inizio. Ah, no? Che caspita è qui? Oh, Clio. Sa. Eccolo qua, povero Caleb. Allora, fermi, dov'è? Ah, giusto, bravissimo. Anzi, tu volò qui e tu, dopo che lo so. Ma perché è un piatto di... Vabbè. Allora, mangia e poi vieni a scartare i regali. Anzi, no. Ah, dammi una mano. Decora con... No, punta... ornamenti, rosso e oro. Con loro due. Oh. Tutti in pigiama. Sì, perché come potete, sono le 23 perché io avevo già iniziato un pochino a... la festa del Natale aspettando che Pearl mi... partorisse e smollasse i due bambini. Oh, si divertente con Costanzo, coccorrino buffo, o fai delle facce buffe.
Vabbè, falla anche con tuo fratellone, scusi, dai. Di stupidaggine. Oh, apri un dono, sì, pasticciotto. Io lo uccido. Ma là, deve andare a prendere solo... Vieni qui. Devi portarmi giù anche anche Cecilia, poverina. E chi se ne frega dalla tua energia vampiresca. E che caspita. Ma che carino questo alberello. Direi... ma che rimuovi... Ghirlanda... Fermi. Fatemi leggere un attimo i nomi. Ghirlanda. Blu e bianche, nastro rosso e dorato, popcorn... No, nastro dorato sempre con loro. E poi decora con puntale. Rosso e bianco. Ah. No, questa cosa non mi piace. Tu non... Cos'hai? Babababa. Ah, no. Voilà, qui. Ah, gira che trigira, volevi... Dai, su. Ma quale te la cavarai? Prendi in braccio. Chi c'è che sta... Chi è che è triste? Connor, giusto. Ben Kira. Fermi. Metti Cecilia giù qui. E... Connor, pannolino sporco. Ok. Mamma mia. No, 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 no. Fa un pisolino. Ammira le luci, non si sa perché. Ma il poi voglio il puntale. Ok, decora con puntale rosso e bianco. Lì. Oh mio Dio. Con zia Lilith. Va bene. C'è zia Lilith. Triste. Ovvio. Che caspita stai facendo? Vieni qui. Apri. Dai. Apri dono con... Non zia Lilith. Non ho pensato di fare il regalo a zia Lilith. Ops. Prima con Chris. Ma... Ma mollala! Molla quel piccolino! Su! No! Ma c'è zia Lilith! Chi regalerebbe mai un simile giocattolo? Anguilla, lupo? Ma per non è particolarmente felice, ma... Veramente. Allora, facciamo con tutti e... con tutti. Elijah, dai regalo invernale. Dai il regalo a zia Lilith. Orso, tanto amore, ne sarà, ne farà tesoro, ok. Allora. Amore, usa. Parla, oh, però... Un attimo. Aggiungi dono. Apprezza, ma io volevo... Babbo Natale, voglio dire Babbo Inverno. No, 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 vieni giù. Lei è molto giocosa, miseriaccia. Vieni qui. Anche tu. Beh, in realtà vieni. Vabbè. In realtà è vai nel bidet schifoso, no? Frega quello di tua sorella.
Allora. Di già. No! Lo so, ma io volevo... Avevo... Ha avuto successo, da non ripetere, vabbè. Non mi era... Allora, proviamo con... macchina del caffè. Oh! Vabbè, dai, vantati della famiglia, cioè, complimenti. Allora, tu fai il bagno con la schiuma, esatto, a Cecilia. Di nuovo. Oh. Questa famiglia rimane uno sfacelo. Prendi una porzione. Allora. Però. Blocchi identificati in maestro minuscolo. Inventario. Ok. Sì, sì. Un attimo. Dov'è? Lo smarrita. Ah, giusto. È lì. Oh, Elijah. Allora. Fermi tutti. Ah, questi. Allora. No. Tu. Devi venire a... prendere una porzione. Cercare di calmarti, farti un bel bagno e poi sì, a dormire. No, a fare i compiti. Sì, no, i compiti li ho già fatti, vero? Ok. Tu, cacchio. Pulisci, asciuga e... Allora. Oh cacchio. Mangia e... cos'è? Anguilla, lupo. Ma è un pesce? Così. Possiamo metterla qui? Sì. Ah, io che avevo comprato tanti bei giocattolini. Ok. Il tacchinazzo di sopra. E poi dormi. Tu. No, perché hai mangiatola? Tu. Ok. Tu... No. E poi dormi anche tu. Ma perché mi va di sotto? Ma... Siediti. E che cavolo. E poi dormi. Tu. Qui tutti che hanno fame, tutti che hanno... Prendi porzione. Poi, lavoro. Ah, giusto. Tu... Allora, lascialo vivere. A dare un regalo.
regalo amichevole a Lilith. No, nessuno, e pensare che io avevo comprato dei regali apposta. Allora, aspetta. Dai, regalo. Allora, tu volevi il violino. E sei di nuovo affamata. Già. Anzi. Qual è avariato? No. Oh, santa di quella pace. Oh. Santa pace per... non fanno come dico io. Allora. Tu. Chi è che... Ah. Mamma mia, devo... dividerli questi due. Poi. Sì, se mi ricordo di non fare caspitarate. Oh. Ok, era cucina. Macedonia di frutti di plasma. Che cavolo fai? Ha un po' foro gourmet. Sì, frittata di spinaci. Tu. Sì. Tu. Oh mio Dio. Lo sfacelo. Anzi. Usa. E dormi. No, Cleo, cosa vuole questa? Nutri. No. Sì. Posso ucciderli? Posso ucciderli? Voglio ucciderli. Allora. Tu... Lo so. Che esasperazione. Ah, non tu. Tu. Nutri. Cambia. Calma. Dagli due schiaffi. Scusatemi. E bla 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 bla. Poi. Ah, mangia. Allora. Sì, è vero. Mangia. Poi. Calbra è arrivato a livello nome di genitorialità. È persuasivo quanto basta da riuscire sempre a spronare un bambino a fare determinate cose, come per esempio pulire i piatti. Caleb sa anche quale effetto avranno tutti i suoi consigli sui nei momenti formativi. Wow. Wow, wow, wow. Tu che ne metti in inventario, vendi. Ah. Tu non mangiare. Cosa?
promossa a eventi di beneficenza. Poi è stata promossa 25 simoleon di più all'ora per un totale di 123. 471 simoleon. In trazione raccoglie una donazione. Nuova betting crea un sim. Però che... Sì, ma... Sì, pulisci. Ma purtroppo è... Avrò bisogno di mangiare. Tu anche. Quindi... Vediamo se troviamo qualcuno in giro. Sì, qua ce ne sono, ma tra tutti i vicini no. Allora. Vola qui. Ah, Alessandro Serra, l'amico. Ma qual è contratta? Vampiro, baby plasma, costringe una bevuta profonda. Va benissimo. Tu devi andare a scuola. Patati, dovete andare a scuola. Ah, giusto, volevo fare prima che andiate a scuola. Apri. Allora. In pacchetta. In pacchetta. Ok. Su. Prima che anche quella poverina mi vada. Oh là là. Ok. Perfetto. Oh, che caspita. Oh mio Dio, chi c'è? Qui. No. Chi cavolo? Sì. Lo so, chi? Ah, ecco chi era, mi sono sbagliata. Sì, lavora da casa. Tu. Pannello sporco. Allora. Com'era? Elogia tre piatti diversi, perfetto. A non mangiare. Elogia. Sta buono. No. Quello sì. Un pasto da gourmet. Vellutata di zucca violina. Esatto. Tu. Ma come? E chi è Adia? Aditya. Ok, grazie. Sì, ma... Vabbè. Scusami, Masami Yamamoto. Costringe una bevuta profonda, scusami. Tu devo controllare una cosa. Ancora tre giorni e siamo in alto mare con la... Con tutto. Oh. No, scusa. Sì,
Non avete mai visto un vampiro mangiare? Che cavolo. Che poi... Dormi. Tu. Mollalo. Molla il piatto. Cacchio. E... Consiglio, ritrovo tre sim. Ci fosse in casa zia Lilith, non sarebbe male. E cosa vuole? Cos'è la mare? Oggi nel banco di Costanza abbiamo trovato una lettera da mare mai spedita diretta a uno dei suoi insegnanti. Niente di scandaloso, ma abbiamo pensato di fartelo sapere. Ma tutto qui? È in grossi guai, direi di no. Tenero ma inappropriato, ne parleremo. Non castigare la mare. Sì, vabbè, dai, tenero ma non è... non appropriato. Controllo emotivo e l'empatia, è ovvio. Ma a proposito di ritrovi, mappa, oh, chi è? Lilith, grazie. Beh, non è un nuovo arrivo. Il bavaglino rosa. Mentre seduto accanto a un bambino, nuovo a pranzo, Elijah nota qualcosa di rosa nel portavivande di lui. È forse un bavaglino. Il bambino sorride nervosamente e sottile di aver preso un'altra volta il pranzo dalla sorellina. Poi il bavaglino cade dove chiunque può vederlo. Elijah deve raccoglierlo o ignorarlo. Elijah lo raccoglierebbe, buono. Però pure che poi tutti lo notino. Vabbè, lui è buono. Quindi... Elijah posa con attenzione una scarpa sopra il bavaglio, Lino, e lo afferra quando pensa che nessuno lo guarda. Il bambino nuovo è così sollevato e grato da ringraziarlo dandogli i propri biscotti per la detenzione. Oh. Che carino. Tu. Tu vuoi... tre amici, quindi invitano al lotto attuale. Ma ci abbiamo solo questi due? Davvero? Davvero? No. E elogia. Livello 7 di scrittura. Anche? Ancora. No. Molla la zucca. Ok. Livello 7 di scrittura, quindi direi scrivi. Scrivi un libro di bello. Una sceneggiatura. Okay. Pensi di come sei messo? Altacucci, dov'è? Scrittura. Caspita. Vabbè. Ma che arriva a livello 7. Giusto, che ci trulla. Studia sodo. Volontà negata. Ok. Di un povero fuco. Volontà negata di un povero fuco. Quindi qua dormono tutti. Comunque mi è dispiaciuto per Bambo Inverno, quel disgraziato non si è visto. Mi ci sono rimasta malissimo. Sì, alzati un attimo che tanto. Allora, mercoledì, avariato. Maremma. Quindi. Apri questa.
Ok, mangia tu. E siamo due. Questa casa rimane uno sfacelo. Mangia. Tu. Smettila. Chi è? Mamma mia, questi due inizio. Non li tollero più. Tu. Ma quale giocare? Lascia vivere. Ok. Cambio vestito. E... allora. Raccogli. 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 E vendi tutto. Da Ichi. Ho saputo della tua amicizia con Aditya Johnson. Grazie. E chi cavolo di nuovo è Aditya Johnson? Devo andare a cercare. Allora. Fai evolvere. Vendi tutto. Tu. No, tu. Tu. Tu, fermo. Tu. Scrivi, riprendi a scrivere. Ok. Vasino e poi ricominciamo. Ricomincia. Direi pensiero stupendo. Comunicazione pochissimo, quindi lascia stare. Poco e ci siamo quasi di tutto. Tu. Perché cacchio sei andata fin qua giù? Anzi no. Guarda un canale culinario, così. Ok, lo guarda anche tua figlia. Oh. Scusami. E guarda. E? Ok, guarda anche mamma. Guarda. E? Parla, va bene. E anche sfondo. Tu. Torniamo di qui. Scrivi, riprendi a scrivere. Chris. Infatti a te il canale culinario serve. A te non tanto, ma ok. È ora di dormire. Via. Via, ci siamo. Dai che mi manca solo più il vasino e poi posso farti passare di età. Sì. Chi dei due? Sì. Elijah deve entrare in casa. Alessio, sì. Ancora? Voti aumentati. Bravo mio. Amore. E vai, mi manca sto cappero di vasino. Quindi, tu usa
fai il bagno e dacci dentro con sto cacchio di aspirazione. Tu no. Tu dove sei? Ah, tu sei qui. Sì. Vieni qui. E vieni qui. Sì. Allora. Anche per arrivata a livello Connor vuole allatta, credo. Ok, fermi tutti. Allora. No, leggi al bebè. Castello della principessa Blambob. Ok, con Costanza. E via. Allora, così. Tu, se ti spicci, esatto, ma tu vieni qui intanto. E là già tu, perfetto. Oh, triste percorso. Laija. Ok, quindi direi che tu vieni qui. Si può free aiuta a soffiare sulle candeline a Chris contro sì. Ho sbagliato. Dov'è? Fermo qui. Dove sei, Chris? Allora, tu vieni qui e prendi in braccio. No, volevo fare. Sì. Su. Boh. Ok. Poi metti Chris giù qui. Ora fatemi controllare una cosa. 33, sì, direi che dopo il passaggio di età di Chris possiamo anche fermarci qui per questo episodio. Quindi spicciati. Oh, piccolo. Oh, perfetto. Adesso aiuta a soffiare sulle candeline a Chris. Oh, santa polenta, Caleb. Io ti avevo detto. Vabbè. Ok, dormi. Disegna forme. Che. Ma dove va? No, ho sbagliato. Metti Chris giù qui. Io lo uccido, Caleb. Ok, forse ci siamo. Piuttosto tu vieni qui. Ok. Quindi? Ok, ci siamo. Oh. Finalmente. Quindi. Ho dimenticato i tratti di Chris. Scusate, devo andare a cercare un attimo. No. Fatemi vedere Chris un'ultima volta. Sì, ora ricordo com'erano i tratti.
E voilà. Ma che... Vogliamo fare un po' meglio. Ok. Quindi... Sarpava. Allora, Chris sarà motoria, l'aspirazione motoria, quindi bambino turbolento. E il tratto è proprio bruttino. Testa calda, cioè... Si va bene. Vieni qui e farti vedere. Ma quale combina un pasticcio? Fatti vedere. Ah, ma più che un testa calda mi sembra un piccolo nerd. È carino, è carino. Incazzato nero, ma è carino. Quindi... aggiungi le candeline. Quindi direi che possiamo anche terminare qua l'episodio. Quindi se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, 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 ma soprattutto follow me now. Follow me now, follow me now. Yeah. Ci rivediamo al prossimo episodio con Nichiwa. What?